Mi ricordo l'altro anno quando fui ricevuta per la prima volta dal signor Presidente della Repubblica, che mi disse: signora, cosa ha provato a entrare in Senato? E io mi ricordo che gli risposi: dentro di me, anche se oggi sono molto vecchia, io sono sempre quella ragazzina che è stata espulsa dalla scuola per la colpa d'essere nata ebrea, e che oggi mi vede seduta in Senato di quella stessa Italia, della mia Italia, dove io sono nata, cresciuta e tutta la mia famiglia da 5-6 secoli almeno. E che cosa è cambiato dentro di me? È cambiato l'aspetto, certamente, è cambiato una situazione di vita, è cambiata una coscienza che gli anni sono passati e che mi hanno vista nel cuore dell'Europa, colpevole d'essere nata e come tale punita, e che i miei perché non avranno mai risposta. Ma anche una consapevolezza oggi di qualche cosa che qui nel Tempio della Sapienza mi fa ricordare una volta di più il maestro, mio maestro Primo Levi, che giustamente scrisse: capire, comprendere è impossibile, ma conoscere è necessario. E qui siamo nel Tempio della Conoscenza.